Buongiorno a tutti, benvenuti alla Scuola del Mulino. Oggi facciamo insieme un piccolo impasto di un frollino. Un frollino chiamato sablé. Sablé proprio perché arriva da un procedimento che è la sabbiatura. Qui con me ho già pesato gli ingredienti, che in realtà sono pochi e semplici. Farina, burro, zucchero, metteremo un goccio di latte e un goccio di baking. In realtà c'è un perché, nel senso che vado a utilizzare la farina 0103, di base una farina di tipo 1, comunque forte. In aggiunta una farina di riso germogliata e un orzo, anch'esso germogliato. Colore sicuramente più spiccato, lo vedremo insieme anche quando farò l'impasto. Risulterà avere un colore bruno di fondo. Scelgo questo metodo proprio perché voglio andare a dare friabilità al prodotto, quindi sabbiatura, sablé, molto molto friabile. Ovviamente ci sono dei valori tra burro e farina che devono bilanciare la ricetta, ma in questo caso noi vogliamo andare a tirar fuori gusto particolare, sicuramente un frollino molto caratteristico e sicuramente molto molto scioglievole. Allora, molto semplice, io qui con me ho già pesato il burro, la farina. Il burro l'ho tagliato a cubetti, molto regolari, devo cercare di essere regolare in questa fase perché ne andrà poi del risultato finale, quindi ovviamente la precisione nel taglio del burro porterà anche dei frutti migliori sull'impasto finale. Inserisco in macchina la foglia e procedo a impastare. In questo caso la velocità deve sempre rimanere bassa, perché ovviamente più la alzo più vado a scaldare il burro che si fonde e quindi va a creare dei legami con la farina. Più creo legami con la farina più avrò tenacità nel biscotto e, come abbiamo detto, appunto non è quello che vogliamo andare a ottenere. Uso in questo caso un burro a una temperatura non troppo morbida e neanche fredda da frigorifero, deve essere una via di mezzo. Questo perché per ottenere la perfetta sabbiatura ci sono delle temperature importanti da seguire, quindi sicuramente è una di quelle fasi, una di quelle piccole particolarità che possono comunque fare la differenza. Tengo solo in parte lo zucchero, in questo caso ho scelto di utilizzare uno zucchero semolato o banale, e il latte. In questo caso il latte non è proprio nella ricetta tipica del sablé. Sono andato a inserirlo per avere un elemento che legava in maniera migliore l'impasto, proprio perché tendenzialmente è una farina che tende ad assorbire più liquidi rispetto a una farina tipo 1 classica, grazie appunto al riso sicuramente, e quindi devo andare ovviamente a creare una frolla che sia malleabile, che sia facile da lavorare. Procedo quindi al sabbiaggio della nostra farina 0103 HP. Tutte le farine che abbiamo con questo simbolo rosso HP significa che all'interno hanno una parte di farina che arriva da una parziale germogliazione del grano, quindi non è germe di grano aggiunto, no, è proprio un procedimento che c'è prima sul grano e poi ne deriva una farina appunto da un grano che è parzialmente germinato. In questo caso abbiamo appunto il riso e l'orzo, in altri casi abbiamo altri cereali come il farro, il ceci nella 0104, oppure come il semplice grano di frumento sulla 0101, 0102, insomma. Quindi dipende ovviamente quello che devo andare a creare e per cosa devo andare a utilizzare. È chiaro che più taglio, più decido di tagliare la farina, più perdo la caratterizzazione di gusto e anche ovviamente di colore, come vedrete adesso, però queste sono anche scelte personali che si possono prendere. Allora andiamo a controllare il nostro piccolo impasto, vediamo che si vede già molto bene sicuramente il colore. La sabbiatura deve essere uniforme, quindi devo controllare che non ci siano dei pezzi di burro più grossolani e che ovviamente tutta la farina sia stata correttamente incorporata all'interno del burro, comunque insieme, miscelata insieme al burro. Ok, perfetto. Una volta raggiunto questo punto, possiamo far ripartire la macchina e andare a inserire lo zucchero semolato. Ovviamente in questo caso non c'è bisogno di andare a impastarlo, deve essere semplicemente miscelato insieme alle altre due parti che c'erano prima, quindi burro e farina. Piccola miscelazione
e poi andiamo a chiudere l'impasto con la parte di latte, che aiuterà sicuramente di più a legare i precedenti ingredienti. Importante ovviamente in questa fase non esagerare l'impasto, non c'è assolutamente la necessità e si rischia semplicemente di avere un biscotto meno friabile, un biscotto più tenace, quindi appena appena l'impasto starà insieme, fermo la macchina, estraggo l'impasto e poi procedo con le lavorazioni. Quindi non c'è il caso di andare a stressare ulteriormente l'impasto. Posso anche velocizzare leggermente l'ultima fase e appena vedo che tutti gli ingredienti sono stati correttamente miscelati, blocco e fermo quindi la fase di impasto. Si può tranquillamente pensare di prendere questo impasto, lasciarlo riposare in frigorifero, se qualora devo andarlo poi a stendere magari con un mattarello, quindi avere il freddo che mi aiuta nella plasticità dell'impasto, oppure posso semplicemente andarlo a lavorare subito così com'è, andare a creare magari dei biscotti tipo diamante e stoccarmeli in negativo per poi andare a fare la cottura in un secondo momento. Quindi come si preferisce. Ok, controlliamo quindi il finale, sicuramente il colore è molto molto interessante, vediamo appunto l'impasto, eccolo qua, volevo farvi vedere bene il colore, questo bruno scuro, il profumo viene fuori estremamente interessante. Adesso andremo poi a creare quindi dei frollini e a fare poi la cottura. Benissimo, alla prossima!